Il picco di influenza che ha investito Lucca non accenna a diminuire, ma l'ospedale San Luca per ora regge il colpo. Il direttore generale di ASL2, Joseph Polimeni, intervenuto sul tema questa mattina, ha ricordato che a fronte di circa 170 accessi giornalieri non si registra nemmeno uno spostamento di pazienti in altre strutture, sintomo del fatto che i posti letto sono sufficienti e che la flessibilità ed il sacrificio del personale restano armi vincenti. Le criticità da risolvere restano però dietro l'angolo. Ogni domenica il numero degli accessi aumenta in modo esponenziale e, come se non bastasse, all'orizzonte si profilano tagli e riorganizzazioni le cui proporzioni verranno chiarite da Polimeni nel giro di pochi giorni. A questo proposito, proprio oggi è in programma un incontro con l'assessore alla salute Luigi Marroni.